Ciao a tutti, benvenuti o bentornati alla polemica del lunedì. Mi vedete in una postazione diversa perché sta andando la lavastoviglie in cucina e c'è un casino. Volevo iniziare la polemica presentandovi questa torta. Bella, vero? Eppure è nata da un mio errore, da un mio disastro, perché volevo farla a forma di cestino, ma sono riuscita a salvare solo il fondo perché i bordi della torta sono colati inesorabilmente verso il basso del forno e si sono rotti. E io ho detto: "Oddio, adesso mi tocca rifare la pasta frolla". Ma non ho voglia, è sabato sera. Però ho detto, c'è una soluzione a tutto, a parte la morte. Così ho deciso di raccogliere tutti i bordi della torta che si sono rotti, di sbriciolarli, di mischiarli a del burro fuso e di ricomporre il bordo a mo' di cheesecake, lasciarlo riprendere in frigo, preparare la crema pasticcera e procedere come da ricetta per la crostata di frutta. Tra l'altro è anche la prima volta che la faccio, non so se mi è venuta bene. E da questo episodio io dico sempre che a tutto c'è una soluzione. Non è vero che non c'è rimedio alle cose. Basta semplicemente pensare in maniera diversa. Pensare che la soluzione molto spesso è sotto il proprio naso. Io molte volte sono riuscita a risolvere dei problemi semplicemente pensando in maniera diversa. Se non avessi pensato di sbriciolare i bordi di questa crostata, stasera sarei stata probabilmente a rifare la frolla, sprecando un sacco di ingredienti, perché tra l'altro, anche se la base della torta si era disfatta, la cottura era perfetta, non si era bruciata. Voi che cosa ne pensate? Fatemelo sapere nei commenti. Ci vediamo al prossimo video. L'esplorazione di domani o al massimo mercoledì, perché oggi ho una visita medica fuori Milano, quindi non so se riuscirò a montare il video. È di un posto molto grande, molto bello, che è stato nella mia wish list per tanto tempo. Finalmente sono riuscita ad andare, quindi rimanete sintonizzati e ci vediamo al prossimo video.